bambino perfetto. Shadia Smu ce li fa vedere proprio. Io mi diverto. Di quelli. Sì, ma che cioè, questi sono un panino. Che poi il panino perfetto, perlomeno lo ribadiamo. Quando andate a comprare il panino, prendete. C'è dentro già la roba, però un panino cosiddetto fatto con tutti i crismi dovrebbe avere la farcitura all'interno alta quanto prima che il panino venisse tagliato. E, no? come dice qualcuno di nostra conoscenza comune, il panino è diventato un contenitore anche di tradizione. Di cultura e di tradizioni, esatto. Perché a volte i ragazzi che conoscono il panino, gli ci puoi mettere dentro qualsiasi cosa, esatto. È vero o no? Tutto, cioè non è una novità, quello lo possiamo dire tranquillamente. No, perché dire che ne so, il panino con la porchetta, il panino è ormai ovvio che uno li mangia, no? Con la mortadella, col prosciutto, però mettere dentro anche ricette. Sì, sì, ricette della tradizione. Che o ne comunque... so, la coda alla vaccinara. Esatto. O il panino al tiramisù, cioè... Fa tradizione. E insegniamo anche a chi mangia i panini, perché non sono solo giovani, anche gli adulti, perché ne vedo tanti. Al posto di andare a mangiare in tanti fast food che esistano, di crearsi il proprio panino perfetto. Sì, bravo. Giusto? Ecco, anche perché uno sa quello che ci si mette. Esatto. Quello che ci mette dentro, assolutamente. E ci vuole poco, sì. Quindi anche a casa. Aspetta, facci vedere cosa ci metti. No, perché allora, io ci sto mettendo della senape. Questa è una senape di Digione in grani, che serve, oltre a dare un sapore acidulato al nostro panino, quindi a renderlo importante, sì. E dà anche un po' di croccantezza, perché questi semini sono anche croccanti oltretutto. Perché la senape sono dei semini sì, piccolini, sì. Che portano anche tanta fortuna. E costa così tanto questa senape, è vero o no? Infatti se qualcuno vede quanto costa questo panino solo per la senape che c'è, poi si renderebbe conto perché tanti panini comunque, costano anche poco. Un panino perfetto dovrebbe costare dalle 5-6 euro. Perché vuol dire che è un prodotto buono dentro. E se fatto, ribadisco, con dovizia e conoscenza, perché la conoscenza è quella che dico sempre è importante, anche a livello nutrizionale è perfetta la cosa. Esatto. Attento che stai coprendo... Ecco. Nel senso, è vero o no? Sì, è così. È in questo modo. Guarda Susanna, questo quante volte l'avrai mangiato te? Il pollo sfilaccicato o il tacchino che magari è avanzato il giorno prima e lo vai a sfilaccicare tutto per renderlo insalata? Insalatina, sì. Qui ho messo un po' di radicchio. Ora io sfilaccicato così, sono un pochino più imbranata, è un pochino meno sfilaccicato. Io invece mi diverto a farlo, quindi l'ho preparato. Sì, ma tu sei un maniaco delle cose. Quindi guarda. Ci vado a mettere tutta la giardinierettina mia, che ho preparato anche da sola, anche questa, la vado a mettere la giardiniera nel panino dentro, così mi dà anche un po' di acidità che riprende buono, quella della senape. Buono. Quindi uno se non ci vuol mettere la senape, metteteci nella maionese. Brava, te lo volevo. Fatta da voi però, Fatta da voi, E no, anche quella questo, comprata. Guarda, è diventato proprio un contenitore dentro, perché abbiamo creato questa barchetta con molto prodotto dentro. Sì. Lo andiamo a chiudere, quindi il ripieno dentro ha la stessa quantità del nostro panino integrale. Assolutamente. Guarda, lo lasciamo in bella vista. Quindi, anche qui. Panino integrale al petto di pollo. Questo è tacchino, in realtà, fesa di tacchino e giardiniera.